Marcello Billeri per SerieAdilettanti.it. Dopo una vittoria, Marcello, su cui mi sento di farti i complimenti, perché onestamente una ripresa così bella, così reattiva da una squadra giovane come Siena era tempo e non la vedevo. Sì, nella seconda parte, nella prima parte abbiamo permesso un po' troppo con la nostra difesa, molte distrazioni, gli altri sono stati molto bravi, perché questa è una squadra crescente, una squadra molto, molto forte, molto brava, ha ambizioni e tutto, quindi però noi abbiamo concesso troppe sbavature, troppi errori nella prima parte. Nella seconda parte siamo stati senz'altro più reattivi, più aggressivi, più pronti, più puntuali nelle scelte difensive, nei raddoppi e nelle rotazioni, e c'è stato uno spirito e hanno dimostrato anche una condizione bella, perché hanno saputo fare un break sul, mi pare, 23-10 la terza frazione. È un break importante che non è facile farlo a una squadra come Agrigento. In sede di presentazione avevo letto che, insomma, parli sempre di difesa, no? Che parte tutto da lì, e mi sembra che sia partito tutto da lì, al di là poi di Portanese, di cui parliamo dopo. Ma per me si parte tutto dalla difesa. Se la squadra nostra in difesa c'è, è reattiva, è puntuale, è aggressiva, è concentrata, l'attacco in qualche modo viene, ecco, non, poi con ovviamente i limiti che abbiamo, con gli errori che ancora ce ne sono, in attacco dobbiamo migliorare moltissimo ancora, perché facciamo un po' troppi errori, teniamo un po' troppo la palla, circoliamo così così, subiamo talvolta, anche come oggi per esempio abbiamo subito una difesa che spinge, una difesa diciamo sempre al limite del fallo, e questo è normale, anche perché molti sono ragazzi giovani e non sono così abituati alle malizie di chi invece è esperto, e spesso gli arbitri, pur essendo pure loro giovani, non si accorgono di tante malizie che vanno oltre il fallo. E dei giocatori esperti in questa categoria ce ne sono tanti, per cui sono situazioni in cui noi tendiamo a subire. Una considerazione da un allenatore comunque ne ha viste di tante come te e molto esperto: quant'è che non vedevi una partita di questa qualità da parte di un giovane come Portanese? Perché oggi ha fatto tutto, ha fatto difesa, ha fatto stoppate, ha messo due volte la testa dentro il ferro, ha fatto canestro da fuori. Oggi Portanese veramente è esploso definitivamente. Ma lui è un giocatore di qualità, un giocatore forte in difesa, in attacco, un po' a tutto campo. Finora magari non si è espresso su un livello come oggi, per il fatto che è un anno che lui non gioca partite agonistiche, però ha fatto vedere giornata dopo giornata una crescita costante, e oggi una grande partita di attenzione, di lavoro difensivo, così come grande lavoro in attacco. Ha fatto tutto, tiri da tre, penetrazione, passaggi, insomma. Non posso dire che è esploso, perché sarà esploso quando avrà fatto tutto il campionato a un livello diciamo, non dico sempre come oggi, ma a un livello costante come oggi. Insomma, l'ultima considerazione telegrafica anche su Tomasiello, che mi sembra che nelle ultime tre partite sia cresciuto a livello di feeling con il campo. L'operazione di quest'estate alla Caviglia mi sembra sia veramente lontana. Anche oggi ha fatto una buonissima partita. Ma lui è a posto, sta crescendo di condizione giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e anche lui ha fatto un'eccellente partita, però ecco, lui è in costante crescita. Lo ha dimostrato anche domenica scorsa, lo ha ridimostrato oggi, e senz'altro sta andando verso la sua migliore condizione, ecco.